È Silk to Silver coming for you. Con gameplay, storie e review, la noia non c'è più. Dai, tuffati anche tu nel mondo di Sion. Salve a tutti cari amici, bentornati sul mio canale, benvenuti se ovviamente è la vostra prima volta, sono sempre il vostro Centro Silver e se tutto va bene, mettiamo tanti se oggi, tanti condizionali, dovremmo essere giunti all'ultima missione di Monster Hunter World. Come vedete sia il nostro Sion che il nostro Seth indossano l'armatura del Valazak, che è ciò che ho scelto per sfidare il boss finale. Quindi muoviamoci e dobbiamo andare a parlare, se ricordo bene, con l'assistente. Come sapete nello scorso episodio, il 13esimo, se calcolo non mi inganno, non ce la siamo vista con ben 3 draghi anziani, ci hanno fatto una speedrun mica da ridere, per quanto io sono contro speedrun. Adesso ci godremo lo scontro finale con il boss finale, quindi richiede mangiare alla mensa. Ecco qui, ordiniamo il posto con gli zenni. Ovviamente vediamo cosa possiamo sfruttare. Direi che un pasto dello chef sembra essere un classico, un master, attacco 1, difesa 2. Ed ecco, ci facciamo una bella bagnata. Perfetto, siamo pronti per parlare con l'assistente. Collega, vuoi davvero esplorare l'area di cui parlava l'ammiraglio, il luogo in cui si è nascosta, raccolta tutta l'energia? Non sto cercando di fermarti, ma il mio istinto mi dice che qualcosa andrà storto. C'è proprio una mena gramo, eh? E quando il mio istinto si mette a parlare, io apro bene le orecchie. Quindi, parliamone ancora. Non voglio fermarti, non posso ignorare il mio istinto, e ciò di cui mi fido al momento, dopo di te naturalmente. Nuova missione, ecco qua. Incarichi. È un incarico di livello 9 alla caverna del fatto, ragazzi. Immensa energia scorre nel nuovo mondo e abbiamo scoperto dove confluisce. Accompagni Segugio a fare luce sulla vicenda. Che la stella di zaffiro vi illumini il cammino, vai. Siamo pronti per l'ultima missione di Monster Hunter di trama, eh? Poi ragazzi il gioco va avanti, quindi avvia missione e procediamo. Il gioco ovviamente ragazzi va avanti. Eccoci qua. Allora. Questo è il punto di cui parlava l'ammiraglio. E così ce l'avete fatta. Ammiraglio! Oh, c'è anche il Segugio! Allora, ci sia ammiraglio che Segugio. Noi intanto ci prendiamo le pietruzze e proseguiamo. Speriamo nell'aiuto, ovviamente lanciando l'SS quando sarà bisogno, SOS, nell'aiuto di cacciatori, ragazzi, perché l'ultimo boss è veramente tostissimo. Salute a te! Ci incontriamo di nuovo. Dal nostro ultimo incontro sono giunto qui seguendo le tracce. E a quanto pare anche tu. Presumo che tu abbia visitato il cimitero dei draghi anziani. Ho scoperto una quantità anormale di energia. Scorreva nelle arterie sotto la valle, attraversando l'intero continente. Quando abbiamo parlato l'ultima volta ne stavo studiando a caso. Ora ho localizzato il luogo in cui tutta l'energia sembra concentrarsi. Ed è la fine di questo fiume. Ho intenzione di raggiungere quel luogo. Siamo alla fine della nostra avventura. Andiamo a scoprire cosa il destino c'ha in serbo per noi. Ti aspetterò qui. Dimmi quando sei pronto a partire. Io direi che è il caso di partire subito. A monte c'è il luogo in cui si concentra tutta l'energia. Non so dirti cosa ci attenderà, ma credo che lì si compierà il nostro destino. Te la senti? Vuoi salire sulla barca? Sì. Si comincia. Seguendo questa flebile di luce vediamo dove ci condurrà il fiume. Come lo Zoramagdaros ha attraversato il mare oscuro, ora noi attraverseremo questo fiume. Ne siete proprio sicuri? Ritorneremo, non temere.
E come avete fatto a trovare questo posto? È stato lo Zora Magdaros ad aprirci la strada. Al momento di morire, i draghi anziani si dissolvono nell'effluvio e l'energia accumulata nelle venature della Terra si cristallizza. E col tempo ha dato origine a questo posto? Sì, tuttavia in questi ultimi anni ho potuto percepire che le energie della Terra si sono intensificate. So già dove vuoi arrivare. Stai pronto, amico mio. Ci aspetta qualcosa di terribile. È qui dentro. Ah, grande madre del... Accidenti. Per molti anni la bioenergia dei draghi anziani ha creato questo. Neanch'io immaginavo potesse essere così enorme. Un attimo. Sembra troppo puro. Che cos'è in realtà? Io porto in salvo il Wyverniano. Tu tieni a bada il nostro amico. Non deve lasciare il nido! Costi quel che costi! Io cerco rinforzi! Tu cerca di fare il possibile! Ok, mentre ci incita la nostra assistente, ci troviamo a vederci a quel xenogiro. Ci sono alcuni punti che possiamo usare per fargli crashare in testa, tipo questi. Dobbiamo solo attirarlo in posizione. Quindi si prospetta una battaglia lunga, ragazzi. Forse acqua in alto, potevamo fargli cadere in testa qualcosa. Non mi ricordo esattamente qual era il punto esatto. Beh, noi combattiamo, ragazzi. Perché mi ricordo che è possibile saltare tutta la prima fase, ma tutto dipende se riuscirà ad entrare in battaglia con noi qualche cacciatore ad aiutarci.
adesso è veramente grigia la situazione. Sto cercando i punti in cui poter far crashare qualcosa, ma... Ok, qualcuno sta per unirsi alla missione. Per il momento sembra che dobbiamo solamente schivargli questi attacchi, in fase 2 che ci saranno tutti i problemi. Facciamo un macello perforato. Fortuna che abbiamo una buonissima difesa. Ecco, preso. Quello è uno dei due punti che possiamo fargli cadere in testa. Per velocizzare la battaglia, ovviamente. Per poi l'altro punto che possiamo fargli cadere in testa, questo magari. Ok, si è sconosciuto, è entrato al suo nome. Secondo me qua il punto io possiamo far cadere in testa. Dobbiamo solo trascinarlo qui. Non mi ricordavo questa cosa. Possiamo farcela! Qualunque cosa accada, io sarò qui per te! Siamo una squadra indissolubile! Dovrei però far cadere in testa qua a parte. Qualcuno si sta nuovamente unendo alla missione. Sostanzialmente l'ammiraglio ci ha detto, ragazzi, che non deve lasciare il mondo, ma lui è ancora un cucciolo posto drago, non è fatto e finito come drago. Ok, sta cambiando fase, adesso ci teletrasporteremo. In qualche modo abbiamo gestita questa parte. Ok, trasporto Pterowheel. Ecco qua, ci spostiamo in un'altra zona dell'area. Ok, qualcun altro sta entrando. Emana fiammato e le lascia anche a terra che ci infliggono danni da fuori. Mi sono raggiunto il massimo numero di giocatori. Ok, la zampata a terra che facevo l'esplosione a ricordarvi. In questa fase 2 sarà abbastanza rompiscato, quindi, se vogliamo metterlo giù così. Lui che si è buggato ancora in due minuti, non si gira più, non era tanto bene. Sto
abbiamo buttato terra. Con i baccelli per forza. E gli altri poi ammazzerate nello gengibre. Almeno provavaci. Quanto la bellezza della creatura, a cui non sto dando un nome, per non spoilerarlo, ragazzi, ma non sapete che vedete Monster Hunter. Quanto conosco il suo nome, ma non ve lo sto dicendo apposta. E noi andiamo di Bacelli. Sembra soffrirmi. Dopo questo attacco dovrebbe franare, vedete, ecco, si intrappola da solo. Dai, guarda come posso. E noi non mancheremo così ancora. Cego bomba, ottimo. Abbiamo anche uno con mitragliatore che è la balestrona, quindi... Ok, parte rotta, vai. Chiunque abbia rotta, ottimo lavoro. Perforante. Andiamo a vedere quanto bacello abbiamo qui. Che c'è, poi c'è anche già qualcuno che ha dei pezzi del suo sacco. Gli hanno tagliato la coda. Capire dove è finita. Prendendo tanti sussulti, e poi ecco, e l'hanno abbattuto, ragazzi, gli hanno veramente fatto malissimo, eh? Quindi il nostro boss finale, di cui non dirò il nome, lo diranno a video a breve. Ok, coda, due pezzi della coda possiamo droppare, due code addirittura. Poi è talmente grosso che, ecco, mettiamoci qua a lottare. Corazza. Scaglia. Corazza. Qualcuno ha droppato anche la gemma, eh? Attenzione. Vi dà ben 5 pezzi, no? 6 pezzi ci dà quando lottiamo. Un'altra coda. Ed ecco qua, ragazzi. Il nostro dragone è stato abbattuto, questa creatura. Missione compiuta, grazie all'aiuto dei nostri compagni.
Ok, ammiraglio è venuto a salvarci. Vedi che abbiamo trovato altre membrane, sfere armature, abbiamo trovato la sua ala, la corazza. Prendiamo tutto. Ok, aggiunta nuova missione arena. Guarda quanta roba è stata aggiunta. Nuovi livelli disponibili per l'armatura. Praticamente abbiamo veramente aperto il vero gioco di Monster Hunter, eh? Come avete visto adesso, anche se la nostra storia sta andando verso la fine, purtroppo. La leggenda della caccia ha trionfato ancora una volta. E ora? Ehi! Comandante! Si è svegliato! Sei proprio un bel tipo. Non sai fare altro che dormire e precipitare nel vuoto. Allora, quanto è stato splendido. Piantala. Vi siete divertiti? Sì. Ah, beh, buongiorno. Grazie a voi la commissione di ricerca ha concluso il suo lavoro. Ho già incaricato una nave di fare rapporto alla Gilda. Invieranno i soccorsi e confermeranno le nostre scoperte. Mi complimento con tutti voi per il coraggio e la condotta esemplare. E adesso festeggiamo! Tutti al banchetto! Salute! Beh, ce l'abbiamo fatta. Sai, dopo lo schianto mi sono chiesta spesso se non avrei fatto meglio a rimanere a casa. Ma il nuovo mondo mi ha regalato un'avventura unica e non solo. Oh, è lei! Vado solo a salutarla. Vieni. Posso? Se non fosse stato per te non sarei qui. Grazie. Il vostro è un gruppo un po' eccentrico, ma siete persone colme di talento e passione, uniche. Sembrate tutti ostinati e incompatibili, ma nel momento del bisogno sapete unirvi e dare vita a una forza inarrestabile. Sono sicuro che insieme sareste in grado di superare qualsiasi ostacolo. Un mostro che è cresciuto nella bioenergia. Così letale, così vicino, eppure celato nell'ombra. Forse è stato lui stesso ad attirare i primi anziani per tentare di soddisfare la sua sete di energia. È possibile. Forse ha usato un feromone o qualcosa di simile. Queste terre si sono arricchite di sostanze nutritive, diventando la dimora perfetta per i mostri più potenti. E quell'abbondanza d'energia ha convinto altri anziani a trasferirsi nella landa. Per fortuna, siete riusciti a fermare quella bestia. Se avesse lasciato il suo nido, sarebbe stato un disastro. Dunque, alla tua salute. No. Preferisco che lo tenga tu. Ascoltate, gente. Abbiamo ricevuto notizie dalla Gilda. La Gilda vi rende onore per aver risolto il mistero della traversata degli anziani. Confermiamo che il mostro è di una specie di drago anziano sconosciuta. Abbiamo scelto un nome ufficiale. Xenogima. Riteniamo concluso l'incarico della commissione. Vi ringraziamo ancora per i servizi resi. Siete liberi di tornare a casa in ogni momento. Sì. Tuttavia, la presenza della commissione nel nuovo mondo può recare importanti benefici alla Gilda, quindi vi chiediamo di proseguire il lavoro se fosse di vostro interesse. Questo è quanto.
Se decideremo di restare per nuove ricerche, dovremo affrontare nuove sfide. Nuovi pericoli. E voi non li volete, giusto? E invece no, tutt'altro! Certo che è ciò che vogliamo! Ah, restiamo! Ce la faremo! Sì che vogliamo! Per favore, comandante! Sì. Altro che... E in questo caso... Commissione... Benvenuti nella vostra nuova casa! Dovrò mettere su un po' di peso. Ci sarà un sacco da sgobbare. E termina così, ragazzi, Monster Hunter World. Quindi spero sinceramente vi sia piaciuta questa serie, che ci siamo avvalsi in quasi ogni caccia dell'aiuto di altri cacciatori, come ben sapete, ma che ringraziamo per essere arrivati alla fine di questo gameplay, soprattutto quelli di questo video anche. Che dire, ragazzi, una serie veramente incredibile, secondo me un titolo bellissimo, con tantissimo farming per avere l'armatura e tutto, lo sapete bene, ma a questo ci abituano i Monster Hunter. Quindi approfitto dell'occasione per salutare, come ben sapete sempre, tutti i canali presenti in descrizione che collaborano con me qui su YouTube. Partiamo da Federico e Filippo con i Madhouse Rock Band, per spostarci al celeberto Graziano di Grafilms, nei cui video compaio io come attore nei suoi video autoprodotti amatoriali, fino a Gianluca di Caldo Filmmaking, che anche lui ha un canale qui su YouTube. Ovviamente vi ricordo il canale di Omar Prezzoli, CGM Cinema, e Omar Prezzoli, il canale autonominato suo, praticamente porta il suo stesso nome, il canale di gaming, dove compaio sia nel canale di videomaking, dove porta i suoi corti, sia nel canale di gaming come partner, appunto come attore e come player al suo fianco, quindi in alcuni video. Detto questo, vi ricordo il canale di Old Farming Player del mio amico Riccardo, che ha anche una pagina Facebook, appunto, che si chiama Aperisound, per ottima musica, che potete ascoltare anche con i miei amici Madhouse, che vi ho nominato prima, la mia amica Anna Lightwood, che faccio i complimenti perché sta veramente crescendo di iscritti e sono felice di averla aiutata in questo. Quindi suo canale di gaming, dove sta portando Elden Ring, e ha finito Elden Ring in questi giorni, quindi stiamo trepidando il suo prossimo gameplay. Il presidente 82, l'altro mio amico, anche lui di nome Riccardo, che porta videoblog sulle fiere del fumetto, manga, anime e tutto quello del panorama nerd che a noi piace. La mia amica Gibri, appunto, che ha recitato con me in Gesù, come ben sapete, un giorno con Michael, autoprodotti da Grafilms. E molte di queste persone, vi ricordo, stanno lavorando al film Ultimo Take, di cui la regia di Lorenzo Fossati, film horror che vedrà la luce nelle sale cinematografiche del nord Italia, alcune delle sale cinematografiche del nord Italia, appunto. Che dire, abbiamo grandi bei progetti per il finale di questo 2022, per intrattenervi a dovere tutti quanti con la nostra scuola. Detto questo, che dire, ragazzi, io vi ringrazio perché continuate a salire gli iscritti, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i complimenti e tutto che lasciate ogni giorno, quindi veramente è una soddisfazione incredibile, una soddisfazione più grande anche quella di aiutarvi, come in Elden Ring e in altri titoli, che potete aiutarvi con le mie video guide che faccio sempre con tanto cuore e tanta passione. E l'ultimo saluto, ragazzi, l'ultimo saluto, dai, se ho dimenticato qualcuno, spero di no, l'ultimo saluto va, come sapete, alla mia fidanzata Tiziana, che ha cominciato una nuova vita insieme a me, quindi, che dire, tanti saluti a tutti voi.
Ciao. Ehi, hey, come va? Che si vede? Sapevo che era solo questione di tempo. Senti il richiamo dell'azione? Il nuovo mondo ci aspetta. Andiamo a caccia. Senti il richiamo dell'azione? Il nuovo mondo ci aspetta. Andiamo a caccia!